Yacht and Fashion Design 2018. Ci siamo svegliati questa mattina dopo il grande impatto di ieri con l'inaugurazione, o meglio prima con un convegno che ha visto un parterre veramente d'eccezione, tante autorità, tra gli altri c'è stato anche l'assessore regionale Enrico Onorati, assessore all'agricoltura. Noi adesso siamo in un punto forse il più bello in questo momento del quartiere medievale di Gaeta, il Bastione La Favorita, e siamo, oltre che con il presidente di Confcommercio Lazio Sud Giovanni Acanfora, anche con l'assessore regionale al turismo, che intanto vogliamo salutare, grazie per la sua presenza. Allora, anche lei ospite questa mattina allo Yacht and Fashion Design 2018. Sì, ci tenevo davvero tanto, ieri non sono riuscita a venire perché avevamo gli stati generali del turismo nella provincia di Frosinone già fissati, però stamattina siamo qui proprio per testimoniare l'impegno che l'amministrazione del presidente Zingaretti sta mettendo proprio il focus sul turismo, avendogli dedicato un assessorato, quindi questo grande onere e onore che il presidente mi ha dato. Abbiamo tanto lavoro da fare, ma abbiamo un territorio talmente bello, pieno di meraviglie, su cui dobbiamo lavorare tanto, lavoreremo tanto insieme, sempre nella strada che è quella che ci sta guidando in questo momento, di un turismo accanto al territorio, vicino al territorio, che rispetta il territorio e che porta lavoro e ricchezza sui territori. Questo è l'impegno che ci prendiamo per i prossimi mesi. Dunque, Lorenza Bonaccorsi, una curiosità, le sue impressioni questa mattina venendo qui proprio in questo luogo, come dicevo prima, suggestivo. Tra l'altro poi di fronte abbiamo la Signora del Vento, abbiamo la location che ospita la manifestazione, quindi con i festoni. Sì, questa manifestazione è davvero, racchiude molto del lavoro che vogliamo fare, andiamo proprio nella stessa direzione, cioè del raccontare le eccellenze dei nostri territori, quindi appunto il design e la nautica. Cosa di meglio c'è appunto nel mondo come il design e la nautica italiana? Noi lo esportiamo in tutto il mondo e su questo andiamo avanti. Quindi davvero credo che si sta facendo anche qui nel Comune di Gaeta un lavoro incredibile, lo vediamo in questo posto dove siamo, unico al mondo, un lavoro di riacquisizione, recupero, restauro di un luogo che era abbandonato, ridato però all'amministrazione pubblica, ai cittadini, al territorio, proprio appunto come a dimostrazione della cura e dell'importanza che per il nostro territorio, per il nostro paese, per la nostra regione è la valorizzazione del bene e del bello. Ce ne abbiamo tanto, è il Lazio delle meraviglie. Allora, il presidente Giovanni Acanfora, diciamo oggi seconda giornata, intanto credo sia una bella soddisfazione avere anche qui con noi questa mattina la presenza dell'assessore al turismo della Regione Lazio. Abbiamo parlato nautica, moda, però ecco, consentitemi di dire una cosa voluta fortemente dal presidente, un'occasione di riflessione, soprattutto quella che abbiamo avuto modo di assistere ieri, un'occasione di riflessione sulla portualità e con tanti temi ecco cominciati a metterli sul tavolo. Sì, è esattamente questo l'obiettivo. Io credo che i corpi intermedi come Confcommercio abbiano questo come mission, quello di essere dei facilitatori. Ieri, come ha ricordato anche l'assessore Bonaccorsi, come ricordavo tu, c'erano tutti gli enti rappresentativi, quelli che poi quando fanno sinergia, quando fanno condivisione, riescono a risolvere i problemi, quindi le cose più difficili diventano anche le più semplici quando c'è dialogo e concertazione. Devo dire, voglio ringraziare la Regione Lazio e il governatore Nicola Zingaretti, perché nella prima presentazione che abbiamo fatto in Confcommercio Nazionale era presente l'assessore allo sviluppo economico Giampaolo Manzella, che ha immediatamente colto questa opportunità e questa innovazione di questo connubio tra due eccellenze del Made in Italy. Ieri c'era Enrico Onorati, che è l'assessore all'ambiente, perché abbiamo discusso di problematiche relative a questo meraviglioso golfo e quindi anche le problematiche degli allevamenti di miticoltura, ditticoltura, le problematiche relative alla viabilità, al riavvio della littorina. E oggi, diciamo, a corollario di questo impegno della Regione nei confronti dei nostri territori, è qui presente l'assessore allo sviluppo turistico, quindi
la dottoressa Bonaccorsi. Quindi credo che abbiamo raggiunto l'obiettivo. Quando succedono queste cose, sicuramente poi ne trae giovamento un intero sistema, ma un intero sistema che non è fatto soltanto dai cittadini, ma tutto il sistema delle imprese. Guardi, noi abbiamo fatto questa manifestazione che è poco impattante, abbiamo voluto limitarla nei giorni, non abbiamo fatto il food perché ritenevamo che le imprese del nostro territorio non dovessero avere pregiudizi da una manifestazione del genere, pochi stand, perché la verità è questa, che quando si ha un territorio così straordinario, un palcoscenico naturale così bello, non occorre nulla di impattante. Abbiamo fatto il convegno sulla Signora del Vento, che già di per sé è un palcoscenico naturale. Facciamo due sfilate di moda bellissime al Molo Sanità, e già lì c'è soltanto una passerella molto semplice con 5 stilisti internazionali, e poi c'è la chiusura finale col maestro Scipione, che ci sarà domenica sera e che è il testimonial della nostra città, di tante colonne sonore bellissime che ha svolto. Quindi ci sono tutte le caratteristiche perché almeno come Confcommercio siamo estremamente orgogliosi dei risultati che già possiamo dire di aver raggiunto. Quindi è già un successo. Tra l'altro ieri è andata molto bene anche la sfilata che c'è stata a Formia, quindi diciamo tutto molto bene. Chiudiamo a questo punto con un messaggio, da parte, qual è il messaggio che ci sentiamo di lanciare da parte dell'assessore al turismo Lorenza Bonaccorsi? Lavoriamo sempre di più per continuare a portare nel mondo la bellezza dei nostri territori. Il Lazio delle meraviglie è il nostro slogan, andiamo avanti tutti insieme, appunto facendo sistema, e davvero ringrazio Confcommercio per questa iniziativa giusta che va nella direzione esattamente di lavorare tutti insieme per fare sistema, perché così saremo sempre più forti.